parte d'Italia ci giungono richieste di aiuto per la ricerca dei dispersi. La settimana Incom inizia da questo numero una rubrica. Qualsiasi notizie delle persone che presenteremo in fotografia, scriva alla settimana Incom via Bellini Roma. Alle mogli, ai figli, ai genitori in attesa dei loro cari, auguriamo che questo nuovo mezzo di ricerca riesca finalmente efficace. Sottotenente Ulissi Manlio, partito dalla Sicilia nel 42. Cannoniere Puzzu Vincenzo, imbarcato sul cacciatorpediniere Scirocco. Sergente Masera Luigi, ricoverato all'isola di Creta. Tonelli Persio Oreste, rastrellato dalle SS tedesche. Molti ci chiedono del caso Albiani, il cosiddetto bigamo, l'uomo conteso da due donne, beato lui. Sono riuscito a stanarlo con la sua attuale moglie. Signora, e come ha avuto la rivelazione di non essere né la prima né la sola moglie di suo marito? L'8 dicembre scorso ero in casa dei miei suoceri, potevano essere le 5 del pomeriggio, quando irruppe una donna accompagnata dalla madre. Io sono Lidia Laurora, dice. La prima moglie? La becca? E io sono l'unica moglie di Giuseppe Albiani. Lo conosce da molto tempo? L'ho conosciuto nell'agosto scorso, sapevo che aveva avuto una relazione. Per assicurarmi che questa fosse finita, mi presentai in casa dell'Albiani con mio fratello e lì non c'era nessuna donna. E quando siete convolati a Fauste Notte? Circa un mese dopo, a Pescara, abbiamo fatto matrimonio civile, riservandoci quello religioso a Roma. Io sono in perfetta regola e difenderò a tutti i costi i miei diritti. E adesso ci dica lei, signor Albiani, com'è andata la faccenda numero uno? Guardi, si tratta di una cosa molto complicata. Quattro comuni furono girati inutilmente e non ci hanno voluto sposare per mancanza di documenti da parte di lei. Dunque, era una questione di carte? Direi di no. Un giorno la madre di Lidia ci ha telefonato dicendo di aver trovato il mezzo per sposarci. Andammo in una chiesa e in 3 minuti è fatta. Era il settembre del 44. E quanto tempo durò l'idillio? Nel giugno del 45 ero in cattive acque. Io faccio l'organizzatore di riunioni pugilistiche e il maestro di ballo. Lidia mi piantò dicendo che sarebbe tornata in tempi migliori. E adesso mi dica, in confidenza, per quale delle due si è deciso? Ora voglio bene a mia moglie e intendo assolutamente restare con lei. Tanti auguri. Però si è detto fra noi, essere troppo amati è bello, ma è scomodo. Chi la pensa come me alzi la mano. Nessuno? Vuol dire che avrò torto. Beh, vogliatemi bene ugualmente.